Vediamo in questo video, rivelate le 15 più grandi bugie che le donne raccontano agli uomini e a loro stesse, perché spesso le bugie che poi raccontano agli uomini, di fatto qualche volta le raccontano anche a se stesse. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, metti un like e fai girare il video, così fai girare il video su YouTube, metti un like e se vuoi puoi fare una piccola donazione al canale andando sotto il video, cliccando sul tastino super grazie. Se vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, vai in home page e clicca sul tastino abbonati. E veniamo al tema. Le 15 più grandi bugie che le donne raccontano agli uomini e a loro stesse. Bene, la prima è il classico Je t'aime, ti amo. Spesso lo dicono senza crederci, o vorrebbero crederci, ma lo dicono. Non è detto che sia vero se non è seguito da delle azioni. Il ti amo spesso è una bugia. Seconda bugia, quanto guadagni non è importante per me, e invece ti posso garantire che è importante. 3. Non ti tradirò mai. Tieni presente che se una donna ti dice non ti tradirò mai, toccati perché hai già le corna sulla testa, ti ha già tradito, ti ha già tradito. E questo è un altro punto fondamentale. La quarta bugia grande è: ma no, lui è solo un amico. Sì, è solo un amico col quale tromba, ovviamente. Certo, non è sicuramente un nemico, non è un fidanzato o un marito, perché sei tu, quello è un amico col quale tromba. Peccato che ti omette la seconda parte, cioè che con questo ci tromba. Altra bugia, prometto di ripagarti se mi presti dei soldi. Ecco, queste sono quelle scroccone che fai attenzione che butterai dei soldi nel cesso praticamente. Questo è un altro punto fondamentale. Mai dare soldi alle donne in prestito o per qualche motivo perché sono delle fregature. Sesto segnale, non ti lascerò mai. Tieni presente che se una donna ti dice che non ti lascerà mai, ha già trovato un altro e aspetta soltanto che quest'altro sia disponibile, nei suoi, verso di lei per darti il ben servito. Quando ti dice non ti lascerò mai, è perché in realtà c'è già un altro pronto. Soltanto che quest'altro pronto non ha manifestato ancora la sua disponibilità e quindi ti lascerà non appena quest'altro le dirà va bene, mettiamoci assieme e allora lei ti dirà arrivederci e grazie, chi si è visto si è visto. Settima grande bugia che le donne raccontano è ti amo così come sei. In realtà gli fai schifo e non ti ama assolutamente, anzi vorrebbe trovare qualcuno di meglio e non appena troverà qualcuno che reputerà migliore di te, ti manderà a cagare e adesso non lo sta facendo proprio perché gli manca questa persona. Altra bugia che le donne dicono: non proverò mai a cambiarti. Stai tranquillo che tutto quello che farai non andrà bene, tutto quello che farai non sarà la cosa giusta e quindi cercherà assolutamente di trasformarti, di cambiarti, di modificarti. E un'altra cosa che dirà, i soldi che fanno gli altri uomini in più di te
non significano niente per me. Stai tranquillo che sta già cercando qualcuno più ricco di te col quale soppiantarti, col quale diciamo passare oltre, insomma. E poi veniamo qua alla decima bugia, che questa è proprio una palla che spesso si credono anche loro, perché talvolta anche loro credono alle stesse bugie che raccontano. Purtroppo questo è un dato di fatto, sei la mia anima gemella, sei la mia anima gemella. Non gli frega un cazzo di te. Non gli frega assolutamente un cazzo di te. Se la mia anima gemella significa che di te non è a te non è interessato. Non è interessata e se te lo dice è perché vorrebbe trovare la sua fiamma gemella, vorrebbe trovare la sua anima gemella e purtroppo c'è te che non rappresenti la sua anima gemella. Undicesima bugia, io ci sarò sempre per te. Anche qua bisogna tenere presente che è una, come dire, una che ti dice io ci sarò sempre per te, mentre stai tranquillo che non appena avrai un problema, se non te lo risolverai tu, questa ti darà il ben servito. Anzi, non appena avrai una minima manifestazione, avrai il ben servito. Altra bugia è non c'è bisogno di parlare di sentimenti, io ti amo così come sei. In realtà c'è proprio bisogno di parlare di sentimenti perché così come sei gli fai schifo. Tredicesima bugia, ti sosterrò sempre. Anche qua tieni presente che difficilmente ti darà qualcosa. Quattordicesima bugia, io ti amo davvero. Ecco, il fatto che tenga a precisare il davvero, oltre che al ti amo, è proprio che è certo al mille per mille, come dire, garantito al limone, che non ti ama, non gli frega niente di te. E la quindicesima bugia è il bambino è tuo, cioè nel senso sono incinta di tuo figlio. Fai l'analisi del DNA perché è molto probabile che sia incinta, sì, ma non di te, di qualcun altro. Quindi fai l'esame del DNA. Bene, per questo video è tutto, seguimi su tutti i miei canali YouTube, metti un like, condividi il video con i tuoi amici e ti do appuntamento ovviamente al prossimo video. Naturalmente ti ricordo di abbonarti al canale.